Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo da Majula le nostre avventure qui in Dark Souls 2. In questo episodio vorrei provare ad utilizzare la chiave che abbiamo trovato alla fine dello scorso video, la chiave del soldato dopo aver eliminato l'ultimo gigante. Quindi adesso mi vorrei spostare in questa zona qui con la torre cardinale. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, like, commento e condivisione del video per supportare il nostro canale e fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora, eccoci qua. Foresta dei giganti caduti. Torniamo prima qua sotto. Una porta, diciamo che l'abbiamo già rotta qua sopra. Si poteva aprire con la chiave che abbiamo ottenuto, ma noi abbiamo fatto che rompere direttamente la porta. Tu vai via. Non ci ha lasciato niente, no? E quindi abbiamo già fatto. Da questo lato c'era la porta chiusa, adesso grazie alla nostra nuova chiave possiamo aprirla. Chiave del soldato. Proseguo da questa parte. C'è questo baule in legno che contiene un buon anello. L'anello del ripristino, oltre che a 3 torce. Siamo tranquilli, quindi lo possiamo mettere nel nostro quarto slot. E questo anello ripristina gradualmente i punti vita. È come avere un leggero regen, una leggera rigenerazione costante. E potrebbe essere utilizzato magari in momenti tranquilli per tirare un po' il fiato. Vado da questo lato, ma giusto per recuperare questo oggetto qua. Un'ottima arma, la grande lancia. E poi nel baule in legno qui in fondo un'erba ambrata. C'è un grosso cancello con una guardia davanti, ma si tratta di qualcosa che dovremo fare in una parte più avanzata del gioco. Per il momento lascio stare tutti tranquilli. Proviamo a seguire una via pacifica per il momento. E qui eliminiamo quest'altro che fa finta di dormire. In questo angolino c'è un'altra porta che possiamo aprire con la chiave del soldato. Perfetto. Mi metto come seconda arma di nuovo la mazza, perché potrebbe tornarci utile poi con gli attacchi a 2 mani. Scendo giù con la torcia accesa e vorrei andare brevemente subito ad accendere un braciere qui davanti. Si stanno risvegliando degli scheletri, un po' come quello che abbiamo trovato nelle segrete a Majula. Meglio anticiparli il più possibile questi scheletrozzi. Non si riassemblano come nel primo Dark Souls, ma bisogna stare molto attenti. Eccolo qui. La mazza, benché non sia una delle mie preferite, fa il suo lavoro. Vediamo se qui qualcun altro si vuole riassemblare. Sembra di no. Comunque andiamo in ordine. Prima vorrei recuperare questi oggetti qui, bomba nera e osso del ritorno. Riaccendo un attimo la torcia, vediamo se mi ricordo dovrebbe esserci un altro braciere da qualche parte. Eccolo qui. E forse ce n'è ancora uno. Eccoli, stanno arrivando. Come diceva Gandalf a Moria, arrivano. Siamo qua. Via. Va bene. È andata benissimo. Vediamo se abbiamo
purgato tutti qua. È troppo buio. Anche questa è una cosa che è stata migliorata rispetto alla versione originale di Dark Souls 2 per le vecchie console. Tutta l'illuminazione qui è fatta molto meglio, infatti è molto più utile utilizzare la torcia, ha molto più senso. E quindi, diciamo, siamo realmente in difficoltà nelle zone buie. In quest'angolino c'è un cadavere con un'altra torcia, quindi abbiamo guadagnato qualche altro minuto. Avanti c'è la prossima zona. Qui abbiamo fatto tutto. E vorrei sfruttare a nostro vantaggio anche un segno di evocazione che è stato messo qui nella versione Scholar. Intanto vediamo se qui ho dimenticato qualcosa. Mi sembra di no. Con un fantasma che può essere chiamato in nostro aiuto. Aflis l'afflitto. Eccolo qua, ci darà una mano in questa zona. Diciamo, il suo aiuto è limitato nel tempo, quindi non possiamo indugiare troppo. Adesso speriamo che mi segua. Sì, bravo, è veloce, veloce. Vieni qua. E vorrei sfruttare il suo aiuto proprio nella prossima area. Sta arrivando, sì. In particolare qua sul tetto. Vediamo se arriva. Sì, bravissimo. Dove ci sono un po' di guerrieri tartaruga. Le ha prese, mi sa, Aflis, ma ecco, mi ha preso da dietro, non so come ha fatto, attenzione. Gli ha fatto la taunt. Forse ce l'ha con noi. Attenzione, Aflis. Occhio che ti fa saltare. Va bene. Siamo riusciti a salvarlo. Se n'è prese un po', l'ho visto volare a un certo punto, ma bene così, Aflis. Bravo, bevi, perché bisogna sempre idratarsi, soprattutto in periodi caldi. Intanto recupero tutto quello che c'è qua sopra, anche quest'arma è molto utile, la spada bastarda. Anche questi oggettini. Poi, bravo, continua a idratarti. Ecco qui un altro soldatone. Intanto qui iniziamo ad occuparci noi di questo disgraziato qua. Va bene. Forza Aflis con quel soldatino lì. Dove vai? Ah, cos'hai visto qua dentro? C'è un arciere disgraziato. Arco corto. Allora, Aflis, visto che sei qua, vieni, vieni, vieni con me che ti faccio fare una cosa. Vieni, vieni. Dobbiamo assolutamente toccare il falò qua. E poi stare attenti a un'invasione. Bravo, stiamo insieme qui, Aflis. Arriverà un soldato mago, insomma, disgraziato qua, eccolo qui. Mi raccomando, Aflis, massimo supporto. Ouch. Bene, col backstab. Aia, mi sta seccando. E Aflis, dove sei? Aiuto. Come ha fatto? Beviamo. Bene. Ok.
Siamo riusciti a vedere anche più o meno quanto dura l'evocazione. Aflis a un certo punto se n'è andato via. Siamo riusciti a cacciare via questo invasore. Prendiamo intanto questi altri due oggetti. Adesso che abbiamo eliminato l'invasore, volevo sfruttare il più possibile anche l'aiuto di Aflis. Finisco di controllare questa zona qui. Praticamente siamo sotto al tetto dove abbiamo combattuto gli uomini tartaruga. Qui siamo saliti sopra. E non dovrebbe esserci altro. La zona è molto più sgombra adesso. Quindi qua abbiamo fatto tutto. In questo punto c'è un altro albero, diciamo, dei giganti, riposa in pace. Qui potremmo tornare, più avanti ogni tanto per controllare, perché dovrebbe nascere una specie di seme di albero dei giganti che potremo raccogliere e ci potrà tornare utile. Lì è da dove siamo entrati e dovremmo aver concluso per il momento. Vado da questo lato qua, c'è un bel baule. Con un set leggero che però tornerà utile, quello di cuoio. E basta. Adesso qua sotto non dovrebbe esserci altro. E va bene così. Mi avvicino al falò. E prima di sedermi facciamo che controllare gli abiti. Quel set di cuoio che abbiamo trovato ha delle caratteristiche migliori, quindi possiamo indossarlo per avere un po' di difesa in più. Lascio le vesti dell'arcidrago perché comunque sono migliori anche se pesano di più. Eh sì, dai, mettiamoci anche questo per il nostro Safutobu naso lungo. E va bene. Adesso possiamo anche tornare indietro, abbiamo sbloccato il falò, l'ultimo falò di questa zona, torno in quello precedente. Quindi abbiamo completato l'esplorazione da queste parti per il momento, torno a Majula e poi dopo aver livellato un pochino vorrei usare la chiave del soldato per aprire l'ultima porta in questa zona qui che abbiamo appena lasciato dove ci sarà un altro boss da affrontare. Allora, andiamo a trovare prima Leningrast. Volevo rinforzare la spada lunga di fuoco con i frammenti di titanite che abbiamo ottenuto prima e portarla a più 3. Tanto per livello più 3 bastano i frammenti di titanite. Perfetto, la lascio a più 3 per ora. Perfetto. E il resto delle anime adesso le vorrei usare per livellare. Allora, iniziamo con forza per il momento. Poi per aumentare ancora di un livello servono 1845 anime. Quindi facciamo già che usare queste animelle qui. Queste sono da 200. Quindi le usiamo tutte e quattro. Bearer, sì,
e potenzierei ancora un pochino intelligenza. Per il momento non ci serve, ma più avanti sarà molto utile per utilizzare anche delle magie oscure, i malocchi che richiedono sia intelligenza che fede. Basta così. Con 12 di forza vediamo se abbiamo le caratteristiche adatte per usare la mazza a una mano anche. Quindi adesso potremo utilizzarla a una mano così, facendo tutto il danno completo dell'arma. Ok, torniamo indietro. Eccoci sempre qui. Adesso vorrei tornare anzitutto qua. Sveglia. Ah già, però mi sta per inseguire quest'altro. Quindi facciamo che eliminare le minacce. E torno da questo lato qua, dove c'era lo spadone conficcato nel terreno. No, ecco, lo sapevo, ho sbagliato tutto e mi stanno stunnando alla grande. Bravi, buon per voi. Sfruttiamo il riposte per stunnare alla grande il soldato. Ecco, è bravo. Va bene così. Allora ne approfitto per il sacro Leo e ritornare in forma. Ecco qui l'ultima porta che possiamo aprire con la chiave del soldato. Ci sarà un bel comitato d'accoglienza pronto a salutarci. Quattro mazzate sono state sufficienti. Ehi. Bene così. Questi soldati qui potrebbero droppare anche parti della loro armatura. Adesso non è successo, però potrebbero lasciarvi qualcosa. Ok, ah, lì c'è un soldato arciere, c'è solo lui, quindi lo possiamo affrontare tranquillamente. Voilà, goditi il tramonto. Un oggettino, gemma vitale e anima del soldato, va bene. Qui ci sono i resti della costiera che è stata praticamente rasa al suolo durante gli attacchi dei giganti. Lì c'è anche la testa buttata all'aria che dovrebbe essere di questa statua qua, per far capire un po' la portata degli attacchi dei giganti. Anche lì la mano che è stata sradicata dalla statua. Allora, qui è tutto tranquillo. C'è la nebbia con il prossimo boss, il persecutore che abbiamo incontrato in precedenza. Adesso vorrei provare ad affrontarlo qui con la spada lunga che abbiamo potenziato a due mani. Vorrei provare in pratica l'attacco di affondo. E sempre diciamo quando lui avrà già fatto il suo attacco, per sfruttare un po' di più i tempi morti dovuti alla sua finestra libera dopo che farà l'attacco. E poi in caso di bisogno mi curerò. Ci sono anche due balestre giganti che volendo si possono utilizzare per danneggiarlo. Ci posso provare, però non è detto che riesca a ferirlo.
Beh, non gli si può dire niente, sa come entrare in scena. E svolazza anche. Allora, vediamo se riesco ad andare dove c'è la balestra. Eccolo lì, via, via, via. Proviamo. Niente, non ce l'ho fatta. Ecco, così, piano piano. Ok, la prossima mi devo curare. Riproviamo ad affrontare il persecutore. Riproviamoci. Devo curare, veloce. Bene, così. Uno, due e basta. Mi frega anche quando io rotolo lì. Adesso te ne becchi altri due. Uno, due. Attenzione a non cadere. Manca un colpo. Ok, sul fianco. Ecco la sua anima e l'anello delle lame che potenzierà i nostri attacchi. Vedo lì intanto i soldati che forse vogliono entrare. Tanto faccio già che curarmi, va? Sì, stanno arrivando. Andate via. Non è questo il vostro posto? Non è il posto per degli hobbit, questo. Va bene. Allora, nel frattempo vado un po' avanti. Perché qui, nella zona successiva al persecutore, ci sono questi altri soldati che se la prendono con l'albero. Benissimo. Dovremmo tornarci poi in seguito. Qui dietro non c'è niente. E non ci hanno lasciato neanche niente. Anche qui, succederà qualcosa a un certo punto più avanti. Qui c'è il nido dell'aquila che trasportava il persecutore. Ma lo vedremo poi più avanti. Adesso mi vorrei buttare qua sotto. E ancora qua sotto, perché su questo cadavere c'è il set di Dranglake che è molto utile da recuperare, specialmente adesso. Facciamo già che controllare. E ha delle ottime difese. Pesa un po', però ne varrà la pena. Vediamo se riesco a mettere almeno i gambali anche. Non dobbiamo sforare però il 70% del peso, quindi così risultiamo troppo pesanti. Mettiamo magari i guanti. No, ancora troppo. Va bene così allora. L'importante è il corpo centrale.
Poi abbiamo ottenuto anche l'anello che vorrei mettere al posto del sigillo blu. Aumenta l'attacco fisico. Va bene. E a questo punto possiamo usare anche l'osso del ritorno. Qua sotto c'è giusto l'area dove siamo stati prima, si ritorna al falò dove c'era Melensha, dove l'abbiamo incontrata la prima volta. Vabbè, visto che siamo qui, facciamo che tornare indietro, va? Ci risparmiamo l'osso del ritorno. Fatemi passare per cortesia perché non ho voglia di stare qui con voi che mi rallentate, basta. Torniamo a Majula. Allora, prima di tutto vorrei parlare di nuovo con Solden, perché il patto che abbiamo fatto, dovrebbe essere aumentato di fedeltà, infatti, aumenterà ogni volta che elimineremo un personaggio che ci invade. Adesso ne abbiamo eliminato uno, quel fantasma rosso di prima, e quindi abbiamo fatto un level up sul patto. Infatti la devozione è aumentata e ci darà questo anello del sanguinamento. Anello del sanguinamento che appunto aumenta la resistenza al sanguinamento. Poi, finiamo di livellare un po'. Allora, vorrei migliorare tempra, la portiamo a 10, vigore a 10. Anche intelligenza 6. Forza la portiamo a 13, destrezza la aumentiamo un pelino anche a 10 e con l'ultimo livello vitalità a 11. Perfetto. Così abbiamo bilanciato un pochino di più il nostro personaggio. Infatti adesso con forza aumentata saremo in grado di utilizzare anche la balestra ad una mano che chiedeva appunto 13, quindi per qualche attacco dalla distanza. Adesso con le ultime anime mi compro dei dardi. Ecco, eccoli qua, glieli compro tutti, tanto sono solo 28 e va bene. Perfetto. Peccato per la sconfitta contro il persecutore, ma ce l'abbiamo fatta, ci siamo vendicati subito. Perfetto ragazzi, allora per questo video io mi fermo qui, vi ringrazio per averlo seguito e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!